Visto che mi è stato chiesto diverse volte, finalmente vado a riportare un'analisi di massima di Polar Capital Investment, azienda che è entrata di recente nel mio portafoglio. Ho visto che la curiosità vi ha veramente preso tanto per questa azienda e in tanti mi avete chiesto di approfondirla, per cui cominciamo subito ad addentrarci in Polar Capital Investment, ma solo dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIF. Le mie poche operazioni non mi permettono di crescere tanto su YouTube in termini di numeri, non essendo particolarmente attivo sul mercato, ma facendo pochi ingressi ponderati. Questo mi permette di fare alcune scelte in analisi del portafoglio, non avendo 100.000 titoli in essere. Oggi andiamo a conoscere un poco più in profondità Polar Capital Investment, ricordando che questi non sono consigli finanziari né ad investire in questa azienda e nemmeno ad investire in generale, ma sto semplicemente parlando dei miei investimenti a scopo didattico. Non copiate, ma prendete solo spunto in un contesto educativo. Partiamo dal principio. Cosa fa Polar Capital Investment e che obiettivi ha? L'obiettivo della società è quello di diventare una società di gestione di fondi specializzata e leader attraverso una strategia che è volta a fornire agli investitori professionali e istituzionali una gamma di prodotti di investimento che siano orientati ai fondamentali e che offrono rendimenti differenziati e rettificati per il rischio a lungo termine, per cui non sono prodotti per i retail come noi. La base dell'azienda è quella di concentrarsi sulle performance dell'investimento al di là della raccolta di asset. Secondo Polar esiste un allineamento di interesse fra i gestori degli investimenti che assumono e la loro attenzione a fornire rendimenti superiori e gli interessi dei clienti professionali e istituzionali che cercano prodotti di investimento che siano differenziati. Oltre a fornire ai propri clienti prodotti di investimento di qualità, Polar pone molta enfasi sulla fornitura di livelli elevati di customer service, servizio clienti, integrità operativa, controllo indipendente dal rischio e una supervisione della conformità. Polar è un gestore di investimenti quotato e fornisce i propri servizi, come dicevo prima, a investitori professionali e istituzionali e per cui non ai retail. Lancia e gestisce fondi comuni di investimento che sono equi e bilanciati. L'azienda lancia e gestisce anche hedge fund per i propri clienti e investe in mercati azionari pubblici di tutto il mondo. Si va a concentrare principalmente investendo in genere in società dei settori tecnologico, sanitario e finanziario. Polar Capital Holding PLC è stata fondata nel dicembre del 2000 e ha sede a Londra, nel Regno Unito, con un ufficio anche aggiuntivo a Tokyo, in Giappone. Attualmente fa tutto ciò con 185 dipendenti. Non è gigante, ma non è neanche una briciolina. Al momento della registrazione di questo video, giugno 2022, ha un gross margin del 91,6% e un net profit margin del quasi 28%. Non si può dire quindi che i soldi si perdano tutti per strada. In termini di debiti ha un current ratio del 2,58 e un debiti to equity totale del 10,5%. Per i 6 mesi terminati al 30 settembre 2021, i ricavi di Polar Capital Holdings sono aumentati del 39%, quasi 103 milioni di British Pound, GBP. O sterline, come dir si voglia. L'utile netto è aumentato del 16%, 25,4 milioni di GBP, e i ricavi riflettono un aumento delle commissioni di ricerca e gestione degli investimenti del 53% a circa 103,6 milioni di pound. L'utile netto è stato parzialmente compensato dall'aumento dei costi operativi del 47% a 60,5 milioni di pound, sono spese. Il dividendo operazione è aumentato da 0,09 centesimi a 0,14 centesimi di pound. L'utile base per azione, inclusi gli elementi straordinari, è aumentato da 0,23 a 0,26 pound. Fatturato che comunque è in costante aumento ed è passato dai 137 milioni di pound del 2018 ai circa 210 milioni di pound del 2021, con un gross profit che nello stesso arco temporale è passato da 129 milioni a quasi 195 milioni di pound. Al momento della registrazione di questo video, giugno 2022, ha un PE di 8,4 contro 20 abbondante della media del settore del mercato inglese, che dovrebbe renderla fortemente sottovalutata. Anche il suo ROE, il return on equity, è veramente interessante. Negli ultimi 5 anni il ROE è stato del 41% contro una media del settore che si attesta attorno al 14%. Al momento della registrazione del video ha un dividend yield dell'8% circa, che ricordo non subisce la doppia tassazione essendo quotata al mercato londinese, all'AIM, per essere in particolare quello delle piccole imprese. La copertura del dividendo è molto salutare, con un 65% degli earnings dedicata e destinata a questo tanto amato piatto per noi investitori da dividendi.
Per parlare di dati un po' più intrinsechi, si parla di un'azienda piccolissima, per cui estremamente volatile, ha infatti impattato e innalzato fortemente la volatilità del mio portafoglio, ma si tratta comunque di un'unica azienda sulle attuali 15 posizioni che ho, per cui non è che faccia tutta questa differenza. Capitalizza 585 milioni e mezzo di pound e nell'ultimo anno, assieme a tutto il mercato, ha rintracciato di parecchio, lasciandosi dietro un 98% abbondante sul valore delle proprie azioni. L'azienda ha una riserva di cash interessantissima, un terzo della propria market cap e in particolare quasi 175 milioni di pound che si aggiungono a circa 240 milioni di asset posseduti contro un debito a questo punto, secondo me trascurabile, di 95 milioni di pound. Altra notizia interessante e positiva è che gli insider hanno fatto una notevole mole di acquisto di azioni della Polar. Anche se questo non deve dare indicazioni al 100%, sicuramente è una cartina al tornasole del fatto che l'azienda viene percepita dal proprio management al suo interno a sconto e comunque sana. Più di 286.000 azioni su un totale di 95 milioni quotate sono state riacquistate dagli insider, all'incirca un 3% scarso. Per un'azienda così piccola si tratta comunque di un discreto movimento. Altro fattore molto interessante che fa ben sperare è il continuo aumento di dipendenti che dal marzo 2016 sono aumentati dalle 210 unità alle 186 unità di cui menzionavo prima al marzo del 2021. Grosse posizioni di possesso all'interno di Polar, oltre che dei fondatori, sono di Frank Hill Resources, BlackRock, Caledonia Investment e Schroeder Investments. Ti ricordo che se vuoi prenotare una chiamata di rieducazione finanziaria trovi il link qui sotto in descrizione. Fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di Polar Investment Holding e se hai già questa azienda in watchlist o se l'hai già in portafoglio. Se questo video è stato di tuo gradimento, come sempre ti chiedo di supportarmi veramente con pochissimo, lasciando un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, per fare crescere me su questa piattaforma. E a te costa poco, ma a me veramente significa il mondo. Poi, se vuoi sostenermi anche dal punto di vista economico, al costo di un caffè, puoi farlo abbonandoti su YouTube o su Patreon per dei contenuti dedicati. Poi, se sei nuovo su questo canale, ti chiedo ovviamente di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!